fare. A parte del mio equipaggiamento, purtroppo è andato perso sul sensore orbital che non si possono usare, e per quanto riguarda il rimpiazzo di questo veicolo Dragon che sta arrivando, si è dovuta naturalmente dare la priorità a rimpiazzare l'equipaggiamento scientifico che era stato perso, e quindi dovrò aspettare una prossima missione per fare un'attività extraveicolare. Dunque dall'interno del RAS non si sente nulla di particolare per quanto riguarda l'attraversamento dell'atmosfera terrestre. Il RAS ha una forma molto aerodinamica, chiaramente è molto isolato e quindi risente poco dell'atmosfera terrestre, e poi la fase iniziale di salita è praticamente verticale, soltanto dopo si mette ad accelerare anche nel risaltare, e quindi gli strati densi dell'atmosfera si attraversano molto rapidamente. Certo, un'attività extraveicolare comporta dei rischi. Per esempio, l'anno scorso al mio collega Luca Parmitano è successo un incidente con della perdita di acqua nel casco. Può succedere una perdita della tuta, quindi crea un danno alla tuta che fa fuoriuscire l'aria dall'interno della tuta. Può succedere un guasto all'equipaggiamento che ci permette di restare in vita. Può succedere un malore all'astronauta, quindi naturalmente i rischi sono parecchi. Però per fortuna vengono gestiti sia dagli astronauti che dal personale a terra in maniera attenta, in modo da minimizzare effettivamente i rischi per gli astronauti. Più che turbolenza nel senso atmosferico, ci sono molte vibrazioni che sono date dal razzo. La Soyuz è relativamente tranquilla perché è un motore a combustibile liquido. Chi ha volato sullo shuttle racconta che i primi minuti sullo shuttle erano molto violenti come vibrazioni, perché lavoravano i booster, i razzi a combustibile solido che creano molte più vibrazioni. Dopo la missione non andiamo in quarantena, la quarantena è soltanto prima per evitare di prendersi qualche malanno nei giorni prima della partenza. Dopo il rientro si sta solitamente in osservazione soltanto un paio di giorni, quando l'astronauta va bene può anche tornare a dormire a casa propria, però c'è dopo il rientro un periodo di diverse settimane di riabilitazione, soprattutto fisica, per rimettere in sesto il sistema muscolare, il sistema dell'equilibrio. Che sono messi un po' in discussione.